Bentornati sul mio canale, ragazzi. Quest'oggi big match Cassina Nuova o il Social Brugherio, penultimo contro la seconda in classifica. Mancano solamente 4 partite, dobbiamo vincerle tutte quante. Dobbiamo fare più punti possibili per cercare la salvezza e, perché no, se dovessimo vincere per sbaglio tutte e 4 partite, fare 12 punti, magari centrare la salvezza proprio fuori dai playout, cosa impossibile, ma mai dire mai, ricordatevelo sempre. Oggi siamo già direttamente al campo, stiamo facendo la intro del video direttamente da domenica per fare un flashback e tornare alla settimana e vedere cosa è successo durante questa settimana. Settimana tosta, perché abbiamo fatto tre allenamenti super, tanti tiri in porta. Speriamo di oggi di calciare in porta, perché abbiamo allenato tanto. Poi magari sto gufando tutto quanto e non succede niente. Comunque, iscrivetevi al canale Road to 300.000, mi raccomando tutti quanti. E ragazzi, adesso arriveranno tutti i miei compagni. Sono arrivato al campo prima per la concentrazione, che è importantissima. Ah, oggi è veramente tosta, che scatole. Poi con la seconda in classifica, poi avremo 2 scontri diretti. Mamma mia ragazzi, 4 partite di fuoco, speriamo di fare punti, perché ripeto, nulla è impossibile, nulla è perduto, noi ci crediamo e fino alla fine sempre forza Cassina. E vi lascio al flashback per tornare indietro nella settimana e vedere cosa è successo, come sono andati gli allenamenti e che cosa ha detto il mister, che vi ricordiamo è mio papà, il mister della prima squadra. Mi ha fatto saltare la corrente perché andavano alla lavastoviglie. A casa noi abbiamo 2 computer, quello bello che è mio, ma non da me, quello sfrauso che non tiene la batteria. Saltata la luce, il lavoro, tra cui allenamento e altro lavoro fatto per giovedì e venerdì, è andato a farsi il ponte. Quindi ho dovuto rifare di corsa 2 cose per Andrea e Andrea, perché da oggi, non so se chiamano la novità, vi presento Andrea Konovic. Nel limite del possibile cercheremo di combinare almeno una volta a settimana allenamento juniore prima squadra, così insieme a me e Andrea ci sarà anche Coccio a darci una mano. Ciao a tutti, io verrò a dare una mano quando posso, lavoro permettendo con i turni ai vostri allenatori, con l'obiettivo di prepararvi sempre di più al meglio, al 100%. Voglio dire solo una roba: quando entro nel rettangolo di gioco bisogna lavorare. Io penso che il risultato, come dice Picci, bisogna crederci tutti, ma se non si lavora non si arriva al risultato. Coccio fuori dal campo è una cosa, coccio dentro il campo lo dico perché tanti mi conoscono, c'è veramente un rapporto di amicizia con tanti, però in campo siamo una roba, fuori dal campo siamo un'altra. E oggi si riparte. Questa settimana, come avete visto il programma, sono 3 allenamenti. Oggi sarà abbastanza tosto, perché si riprende dopo che si è fermi da giovedì, ed è sicuramente la serata in cui potremo lavorare di più sotto un certo punto di vista, quello atletico, fisico. E poi giovedì avevamo in programma la rifinitura venerdì in Via Olio, poi è venuto fuori che venerdì le donne giocano la coppa. Quindi ci sarà il campo occupato, meglio che niente faremo giovedì allenamento in Via Olio. L'allenamento sul campo, la rifinitura, sarebbe stato meglio venerdì, ma sarà giovedì, perché l'idea nostra è che poter andare sul campo, dove poi ci dobbiamo giocare 48 ore dopo, può essere un piccolo vantaggio, sicuramente non è uno svantaggio. Possiamo andare a vedere le misure, anche se è un campo che conosciamo, vedere anche se è simile a questo, vedere il rimbalzo, soprattutto usare i palloni che useremo in gara. Insomma, abbiamo visto che domenica, l'ultima partita, qualcosa sul campo, solo perché era bello, tutto quello che vogliamo, ma era sintetico, qualcosa sul campo l'abbiamo lasciato. Quindi in allenamento non lascio indietro un millimetro di quello che devo fare, non vado a speculare neanche su un centimetro quando corro, quando mi esercito, quando faccio gli esercizi e tutto il resto. Perché? Perché tutto quello sul quale vado a speculare o a lasciare è a danno di chi? Della squadra. Ovviamente avevamo 15 punti in palio. Pensare di farle tutte e 15, l'abbiamo detto da subito, era utopico, ma ci abbiamo creduto. Ce ne rimangono altre 12 e noi, finché possiamo pensare, sperare di e poterci credere, ci crediamo e pensiamo nelle prossime 4 partite di poter fare 12 punti. Io lo dicevo a Coccio e anche a Andrea, il nostro compito adesso è aiutarvi a fargli capire
che siete forti, per quello che siete, avete dimostrato in queste due settimane sul campo, a livello di applicazione e a livello tecnico, meritate di salvarvi. Dipende soprattutto da voi. Per quello che io ho visto in quelle due settimane, questo è un gruppo che merita, sotto tutti i punti di vista, di raggiungere l'obiettivo. Ragazzi, questo è lo spogliatoio prima della tempesta. Super partita oggi, quindi vi dico solo questo. Tanto silenzio che tra un'oretta si trasformerà in un casino clamoroso, perché noi ci dovremo dare quella carica giustissima per andare a vincere la partita, e quindi qua ci sarà un casino clamoroso. Ragazzi, è arrivato Spinella. Come stai? Da posto, sei tu? Bene, bene. Sei guarito? Io sì. Cosa c'hai? Le sigali? Ah no, fazzoletti. Fazzoletti. Non si può. Oh, oggi dimmi la tua sensazione, visto che mancano 4 partite e oggi giochiamo con la seconda in classifica. È tosta, ma noi fino alla fine proveremo a dare tutto quello che è rimasto. Seconda domanda, cosa è rimasto al Cassina? Un po' di orgoglio dopo... Dopo la Forese, soprattutto dopo la Forese, quell'1-0, dove potevamo meritare di più, però ci siamo fatti gol da soli. Quindi oggi, secondo me, l'obiettivo è non farsi gol da soli e farlo. E farlo. Tutto sommato, abbiamo lavorato bene. È vero che il lavoro fatto questa settimana non è che ci dà già risultato oggi. Di sicuro il lavoro che abbiamo fatto da quando ci sono io, immagino sia un po' diverso sotto certi punti di vista, ma comunque si è andato a lavorare su una base già bella solida. E tutto questo per dire che il caldo oggi non ci deve spaventare. Deve spaventare la squadra, la carta più preparata. Non è che c'è bisogno, per capire questa cosa, di andare a vedere partite oppure avere relazioni o quant'altro. A questo punto della stagione, a 4 giornate dalla fine, si vede, insomma, per quello che è stato fino adesso, ma oggi non è detto che sia così, perché è quello sul quale abbiamo lavorato e sul quale vogliamo credere. Questa squadra deve dare più di tutto quello che può, ma soprattutto, ve l'ho già detto venerdì, mi sono fatti i complimenti. Vi state facendo il mazzo da gennaio, presenti, una presenza altissima, un livello di presenza altissima agli allenamenti, e quindi tutta sta fatica per non vincere. Andrea, dai raga, qua. Dai, 3, 2, 1. Dallo stadio comunale di Cassina Nuova, un buon pomeriggio dai Matosci. È il giorno di Cassina contro Brugherio. Cassina Nuova in disperato bisogno di punti per uscire dalla zona play-out, mentre il Brugherio, seconda della classe, all'inseguimento della Forese capolista. Calcio d'angolo che sta per essere battuto, eccolo qua. Poi Sergei con i pugni, la palla che rimane dentro l'area, difficoltà per il Cassina ad allontanare, ma ce la fa. Attenzione, prova ad uscire... Il Cassina Nuova, il Brugherio anticipa tutto, ma è un batti e ribatti che favorisce, attenzione, Franco che prova ad andarsene, fermato dall'ultimo intervento di Citelli. Sergei profondissimo a cercare le due punte, poi ancora Franco con il destro, grande palla di Dallamuta, attenzione dentro l'area di rigore, riceve l'1-2 Dallamuta, non riesce a concludere. Rilancio profondo di Agnello direttamente dentro l'area di rigore, facile l'uscita di Sergei. Rimessa con le mani direttamente dentro i 16 metri, poi Piacente svirgola e regala l'angolo. Dallamuta prova a inventare lui
nel cerchio di centrocampo. Attenzione, vediamo il numero 11, allarga molto bene. E allora prova ad avanzare il Cassina. Ancora dalla muta che si è inserito dentro l'area di rigore, prova la battuta, chiuso da ancora una volta Racitelli. Franco, poi Nova sull'out di destra, suggerisce il passaggio anche Franco proprio per Turella che si è inserito. Attenzione, lato corto dell'area di rigore, prova ad andare, fermato però dalla difesa del Brugherio, ma insiste il Cassina. Pallone in mezzo, cercare dalla muta, colpo di testa. Ancora Brugherio direttamente dentro l'area di rigore, la rimessa, Piacente non riesce ad allontanare. Poi arriva Sergei, Franco prova a mettere in mezzo il pallone, troppo tenero però il suo cross. Vince un contrasto e recupera il pallone sulla tre quarti. Profonda, attenzione, 1-2. La possibilità per Turella che svirgola e prende la traversa. Sergei osserva il posizionamento dei suoi compagni e va profondo a cercare dalla muta, gran pallone, attenzione. Mette giù solo per un attimo, poi possibilità per Franco al limite. E deve insistere Spinella che si accontenta dell'angolo. Calcio di punizione dentro l'area di rigore sul secondo palo. Colpisce di testa Agnello, facile però per il numero 12, estremo difensore del Cassina che fa ripartire i suoi con dalla muta. Cerchio di centrocampo, cerca il tunnel sul capitano Agnello del Brugherio che recupera il pallone. Fa ripartire i suoi, poi attenzione, Baiardi rimane a terra e chiede subito l'intervento dalla panchina perché sembra essersi fatto male davvero, forse un problema al ginocchio. Calcio d'angolo sul primo palo, la palla che passa, attenzione, possibilità per la volée di Galli, finisce direttamente fuori. Piacente non riesce ad anticipare, allora si distende bene il Brugherio. Spinella dice di aver toccato il pallone. Non è così per l'arbitro che lo ammonisce e Bortolotti rimane a terra. Facchinetti parte col mancino, non era male. Calcio d'angolo battuto ad uscire in questo momento. La possibilità Piacente sulla linea, sulla battuta di Agnello, poi c'è stato un fallo, ma che possibilità per il Brugherio. Sempre la rimessa direttamente dentro l'area di rigore, la spizzata poi Sergei. Sarà corner. 18 perché erano passati 18 minuti. Avete giocato un'ora e tre minuti effettivi. Lui ha fermato a 35, quando è ripartito doveva giocare 10 minuti. Quando doveva fischiare la fine ha detto altri 18. A parte gli angoli che ne ha battuto qualcuno più di loro. Le azioni, o comunque, visto il campaccio, se si possono chiamare così, le abbiamo fatte noi. Il problema è che abbiamo sempre fatto la scelta sbagliata sull'ultimo passaggio. Loro hanno smesso di giocare, Dietro ci stanno comportando bene, massima attenzione e concentrazione, perché ci saranno 45 minuti di palle alte da attaccare. Ragazzi, tatticamente non c'è molto, ma semplicemente perché non c'è partita. Loro non stanno rinunciando, noi anche, insomma, ci abbiamo provato. Continuiamo a provarci, perché comunque rispetto a loro conosciamo, siamo un po' abituati a sto campo, loro lo avete visto che proprio ci sta facendo fatica. E cerchiamo di... stiamo giocando molto a sinistra, va bene, perché loro tendono ad andare di là, ma ogni tanto facciamo una giocata di qua da bova, perché scivolano molto verso il lato dove giochiamo di più la palla. Dai, andiamo a fare gol. Spinella, Turella prova a gestire il pallone del Cassina. Sergei, pressing del Brugherio, Sergei lo evita e subisce fallo e quindi si ripartirà con un calcio di punizione. Prova a costruire dal basso in questo secondo tempo il Cassina Nuova e prova anche a coinvolgere tutti, in questo caso anche Sergei, molto bravo coi piedi. Rilancio come sempre lunghissimo a cercare Piccirillo anticipato. Poi prova ad andare Fusina con il gran pallone per Bortolotti che supera anche Sergei. Attenzione, Bortolotti rimette in mezzo, addirittura cerca una conclusione. Grandissima occasione per il Brugherio. Altra rimessa laterale, altro giro, altro regalo direttamente dentro l'area di rigore. La spizzata, la palla che rimane lì, possibilità. Sergei sulla botta di Tartaglia.
Sarà battuto a rientrare sul primo palo basso, poi rimane lì scavetto, facile per Sergei, che riparte come sempre con un rilancio super lungo per Franco dentro l'area di rigore. Attenzione, spalla alla porta, si gira molto bene, mette in mezzo, facile però per... Ancora Brugherio al limite dell'area di rigore. Attenzione, va a giocarsi l'uno contro uno. Fusina la battuta, la respinta. E poi Spinella prova a mettere ordine. Si lotta a centrocampo. Franco alza un po' il tackle. E forse si prenderà un giallo. Grande pallone messo giù da Restieri, che si gira, prova a cercare dalla muta. Poi subentra Spinella. Franco sulla tre quarti, da un'occhiata in mezzo, il pallone che passa, Spinella si era inserito molto bene, sarà soltanto rimessa dal fondo. Attenzione Piccirillo, prova ad approfittare, a pressare il portiere che sbaglia il rinvio, e allora è ancora Cassina, vediamo, sulla tre quarti campo, cross in mezzo, sul secondo palo a cercare dalla muta, poi la difesa è costretta a regalare un angolo, Restieri sul punto di battuta. Sarà un calcio d'angolo battuto a rientrare. L'arbitro fa cenno che si può andare. Attenzione. Parte il cross teso sul primo palo. Baiardi completamente solo. Fa centro ed è 1-0 per il Cassina. La rabbia di tutti i giocatori, dei padroni di casa che vanno ad esultare sotto la curva. Un gol importantissimo per i Granata, che stanno dimostrando grande carattere anche oggi. Brugherio che sembra aver subito il colpo, ma prova con questo pallone dentro l'area di rigore. Attenzione alla possibilità, Sergei dice di no, sul sinistro a botta sicura di Casalini, sarà angolo. Parte il cross sul primo palo, ancora sulla linea due volte, mamma mia cosa ha preso dalla muta sulla linea, occasionissima per il Brugherio. Finisce qui, arrivano i tre fischi dell'arbitro, il Cassina batte la seconda in classifica, prende i tre punti e sogna di uscire dai playout. Grandissima prestazione che dà anche una continuità rispetto a quello che abbiamo visto settimana scorsa. Stremati i giocatori di casa, quindi Cassina 1, Brugherio 0. Un saluto e un ringraziamento dal Cassina Nuova Stadium da parte di Matoshi. Andiamo dentro, dai, oh, vivo! Che bella palla mi ha dato Michael! No, ma voleva fare l'ultimo uomo sul calcio d'angolo! Ha segnato Michael!